Ok ragazzi, ciao a tutti. Allora, noi abbiamo fatto in passato una puntata nella quale, se vi ricordate, abbiamo parlato un po' dell'inquinamento, della plastica soprattutto. È un argomento che ci sta molto a cuore, però, in questi giorni è uscito un documentario che è più un giornalismo d'inchiesta, più che un documentario vero e proprio. Si ispira, sì. In pratica, Cospirazioni nel mare. L'ho visto io e l'abbiamo visto in diversi qui. E devo dire che a me personalmente ha scioccato. Sono dei numeri che non conoscevo, come penso molti di voi, e sono dei numeri veramente da paura e soprattutto molto preoccupanti. Molto. In pratica c'è chi ha organizzato tutto, è questo Ali Tabrizi, sembra si chiami. Lui era un appassionato del mare, tutte le sue forme, delfini, sempre stato un grosso appassionato, un po' come lo siamo noi per il surf. Al di là della pesca, siamo appassionati di tutto quello che riguarda l'ambiente marino. Lui crescendo, ha sempre coltivato questa passione. A un certo punto, a 22 anni, ha pensato di fare un filmato, un film. Quindi è iniziato a fare le prime, un po' lo Jacques Cousteau moderno, insomma, ecco. Ha iniziato a fare le prime riprese e poi subito si è scontrato con le balene spiaggiate in Inghilterra. E lì ha visto che queste balene avevano lo stomaco pieno di plastica. Tenete presente che lui già era un attivista che lavorava in questo senso, cioè molto sensibile ai discorsi relativi alla plastica. E quindi andava a pulire le spiagge, raccoglieva a destra e a manca, insomma, si è sempre dedicato a sotto questo aspetto alla salvaguardia delle spiagge e della plastica. Poi va e nelle sue riprese va e sbatte contro queste balene spiaggiate in Inghilterra che avevano lo stomaco pieno di plastica. Lì ha iniziato a incuriosirsi e a cercare di saperne di più. Tenete presente che l'80% delle forme di vita sul pianeta Terra sono nel mare. E tenete anche presente che, per esempio, negli oceani ci sono ancora delle zone inesplorate. Quindi tutto quello che riguarda gli oceani ha un fascino particolare per tutti gli appassionati, no? Lui vede questa storia delle balene per tornare a bomba e praticamente inizia a studiare. Oppure ascolto tutti. Scusate, buonasera a tutti. Inizia a studiare, comincia a vedere. Questi animali in pratica aiutano in modo determinante alla salvaguardia del mare. Tant'è vero che sia le balene che i cetacei in generale, quando emergono per respirare, fertilizzano anche tutto il fitoplancton. Il fitoplancton, ne abbiamo parlato, produce circa l'85%, 80%, 85% dell'ossigeno che respiriamo e addirittura assorbe 4 volte l'anidride carbonica della foresta amazzonica. Quindi, per come lo vede lui questo fenomeno, se delfini e balene muoiono, l'oceano muore. E se l'oceano muore,
all'uomo non è che rimanga tanto, insomma. La sua avventura vera però inizia quando il Giappone si stacca da una convenzione internazionale del 1986, dove che in pratica dice, insomma, decreta che la caccia alle balene è vietata. Allora il Giappone si stacca e rimette in moto le sue baleniere. Rotta Antartide. Lui non era possibile andare a filmare, a documentare quanto succedeva in Antartide, e decide allora di andare a Taiji. È una cittadina del Giappone sul mare, dove in pratica si fa una... vengono catturati i delfini che poi vengono venduti agli acquari e ai parchi acquatici, insomma. E lì cosa succede? Tutti i santi giorni, intanto come entra a Taiji, subito polizia che lo ferma, servizi segreti dietro, lo pedinano, microspie nelle camere d'albergo, insomma, controllato anche i peli nel sedere, per capirci. E non riusciva a filmare bene, perché non è che si potesse avvicinare, uscivano di nascosto dal retro dell'albergo perché c'era sempre una pattuglia di fronte alla porta. Insomma, proprio seguito come se fosse un criminale. Perché? Perché il Giappone ha sempre nascosto questi abusi nella pesca, diciamo così, no? E in pratica, dovunque metti il naso, lì ti trovi il governo, la malavita, la mafia, i pescatori, insomma, tutti contro. Allora lui è riuscito a fare qualche ripresa a Taiji, dove i delfini in pratica ne catturavano uno, però per ognuno che ne catturavano per le parchi acquatici ne ammazzavano 12. E quindi non capivano come mai questa strage? Dice, che cazzo sono lì per catturarli, invece li stanno massacrando. Tutti i santi giorni, stessa storia. Chiudevano tutti i delfini nella baia, i piccolini li prendevano, li catturavano per venderli e quelli grandi li ammazzavano. Ma scusa, allora la carne di delfino non è interessata sotto il commercio del pesce perché non lavora nessuno, non esiste un commercio in tal senso. Quindi l'unica possibilità è quella di vendere i delfini ai parchi acquatici. Ma allora perché li stanno ammazzando questi delfini? Una domanda che rimane lì per lì senza risposta. Se non una che arriva dai pescatori locali, secondo i quali ammazzavano i delfini perché gli facevano troppa concorrenza, mangiavano troppo, quindi c'era poco pesce. E allora, insomma, li sterminavano in modo che rimanesse più pesce per loro. Però, a un certo punto si sposta da Taiji e va in quest'altro porto, che poi ha scoperto era il più grosso porto del Pacifico per il commercio del tonno. E lì inizia a capire. Il problema delfini era una maschera, in pratica, che serviva per nascondere la pesca scriteriata, soprattutto verso i tonni, e non solo. Morale della favola, in questo porto arrivavano, era un porto proprio di smistamento, dove arrivavano i tonni rossi, il tonno rosso in Giappone viene venduto a milioni di euro, per capirci, quelli che pescano da noi in Sardegna alle tonnare. Arrivavano e smaltivano i tonni arrivavano dall'America, andavano in Giappone, poi da lì partivano in America, insomma c'era questo, però non era, il problema non era solamente dei tonni, gira nel porto e vede che c'era anche lo sterminio degli squali che era presente sempre all'interno di questo porto. In pratica tagliavano, pescavano gli squali, li tagliavano le pinne per il mercato della zuppa di pinne di squali. Era uno sterminio anche lì.
Perché cosa? Per le pinne, perché poi il resto finiva nella spazzatura, tutto il resto dello squalo finiva nella spazzatura. Il tonno rosso, per esempio, in 40 anni si è ridotto del 97%, cioè la popolazione dei tonni rossi si è ridotta del 97%. Vuol dire che attualmente c'è il 3% di tonni rossi che c'erano 40 anni fa. Quindi ormai è una specie in via di estinzione. Quindi sono aziende multimiliardarie queste, no? Il commercio del tonno e il commercio delle pinne di squalo sono veramente degli interessi multimiliardari. Per capirci, il maggior distributore, la maggior azienda al mondo che si occupa del controllo del mercato del tonno è la Mitsubishi. La Mitsubishi ha il 40% al mondo del mercato del tonno. Non è che fa solo carbonio. Poi si interessa a questa storia delle pinne di squali, che non è sempre una pratica commercialmente legale, diciamo così, va. Quindi attorno a queste due pratiche commerciali, quindi tonno e pinne di squalo, si sviluppavano dei fatturati multimiliardari. Quindi mafia, yakuza, governo, corruzione, pescatori, insomma, tutta la malavita ruota attorno a questi due esempi commerciali. Questo ragazzo chiaramente deve stare molto attento perché ogni tanto lì spariva qualcuno, insomma, come decidevano di mettere il nasino, lo facevano sparire. E a un certo punto da lì decide di andare a Hong Kong. Hong Kong è la capitale delle pinne di squalo, no? Il commercio delle pinne di squalo. Va a Hong Kong e lì iniziano le grosse difficoltà, perché a Hong Kong comunque sia lui cercava di fare delle riprese, delle foto, insomma, gli erano impedito tutti. È riuscito a fare qualcosa con delle telecamere nascoste, però neanche più di tanto. Se l'è vista brutta qualche volta e lui continua con la sua ricerca, gli squali. Allora, gli squali sono un altro elemento degli oceani che determinano proprio perché gli squali sono in cima alla catena alimentare. Questo cosa vuol dire? Chiamiamolo livello 1. Gli squali si cibano di quelli che stanno immediatamente sotto di loro nella catena alimentare, chiamiamolo livello 2. Se gli squali diminuiscono, il livello 2 aumenta automaticamente di numero. Se gli squali spariscono, il livello 2 diventa il primo anello della catena, l'anello più, il predatore più alto della catena alimentare. Fa fuori il livello 3, fa fuori il livello 3, non hanno più cibo e spariscono il livello 2, il livello 3 si ricrea e fa fuori quello. Insomma, in pratica, se spariscono gli squali, sparisce tutta la catena alimentare, perché poi si fanno fuori, perché poi ognuno di loro ha il predatore naturale, a differenza degli squali che invece non ha predatori naturali. Quindi lo squalo, essendo il primo della catena alimentare, è anche quello che regola poi la popolazione delle catene successive. E anche gli squali, con queste pratiche, oggi rischiano l'estinzione. Perché? Nel giro di 40 anni il numero degli squali è calato dall'80 al 99% a seconda delle specie. Quindi delle specie sono diminuite dell'80%, altre del 99%. Questa diminuzione è preoccupante, giustamente, e anche lì rischiano l'estinzione. E questa riduzione, però,
non è una cosa fine a se stessa, ma causa tutta una serie di conseguenze a cascata. Per esempio, avete mai visto come mangiano le mangianze degli uccelli marini, no? Quando ci sono i predatori che mandano il pesce foraggio in superficie, gli uccelli si tuffano e si nutrono. Se vengono a mancare i predatori o diminuiscono i predatori, diminuiscono queste mangianze, quindi gli uccelli non riescono a nutrirsi a sufficienza, tant'è vero che il 70% degli uccelli marini nel frattempo si è ridotto. Gli uccelli marini si sono ridotti del 70% grazie a questo fatto, al problema degli squali. Siccome la natura ha un equilibrio abbastanza stabile, il momento in cui noi interveniamo o si riduce qualcosa, automaticamente c'è una conseguenza per tutte le altre specie. Quindi, se i predatori spariscono, anche gli uccelli marini sa che vanno a farsi benedire. In pratica, la catena alimentare viene completamente falsata. Il problema è ancora un altro, che se vengono a mancare gli squali, tutte le altre specie a loro volta ne risentono, questo vuol dire anche meno pesce per tutti, quindi compreso l'industria ittica. Tenete presente che attualmente l'uomo distrugge tra gli 11.000 e i 30.000 squali l'ora, cioè vengono ammazzati ogni ora tra i 10.000 e i 30.000 squali. Non so se abbiamo idea dei numeri che ne saltano fuori, no? Più della metà di questi squali però non viene uccisa per le pinne, ma andando avanti in questa sua inchiesta scopre che più della metà di questi squali in pratica fanno parte di, sono vittime della pesca accessoria, le chiama lui, cioè gli squali vengono catturati insidiando altre specie, quindi erroneamente, e vengono ributtati in mare come spazzatura e ormai morti. Quindi il 50% di tutti questi squali viene colpito a causa della pesca accessoria. E ogni anno almeno 50 milioni di squali vengono sterminati in questo modo. Come un effetto collaterale, va, diciamo così, della pesca. Si calcola che il 40% del pesce pescato da queste grossi pescherecci venga ributtato in acqua vittima proprio di questo fenomeno della pesca accessoria. Quindi le pinne di squalo rimangono solo in Asia, non sarebbero neanche un grande danno. È un danno, ma non più di tanto. Il pesce invece si mangia dappertutto. Quindi il problema non è più solamente asiatico, ma è a livello globale. In tutto questo, lui, andando avanti con questa sua inchiesta, conclude che la pesca industriale è l'effetto più dannoso per gli oceani. Quindi è l'industria della pesca che ha numeri impressionanti. Non è più la plastica, non è più il commercio di una sola specie o delle pinne di squale, ma è proprio l'industria della pesca in generale che ha dei numeri spaventosi. Per esempio, hanno fatto un'inchiesta in Islanda, no, in una baia dell'Islanda, dove una barca in una settimana di pesca ha catturato 269 focene, 5.000 uccelli marini e 900 foche. Come effetto collaterale della pesca.
C'è 5.000 uccelli marini, 900 foche, tutta roba ributtata in acqua, morta. E l'aspetto peggiore è che questa pratica distruttiva viene spesso salvaguardata e premiata dai cosiddetti marchi della pesca sostenibile, no? Una di queste grosse realtà è la Blue MSC, dove lui poi ha fatto una ricerca. Si è scoperto che nonostante poi esistessero dei regolamenti per limitare il problema della pesca accessoria, i governi ormai avevano rinunciato ad effettuare i controlli perché non era possibile controllare 4 milioni, oltre 4 milioni e 500 mila pescherecci, ma non parliamo di pescherecci come quelli che vediamo noi, eh. Parliamo di pescherecci che sono, ogni singolo pescherecci è un'industria. Sono navi di una potenza straordinaria che prendono il pesce, lo lavorano, lo congelano, cioè stanno mesi in mare. Parliamo di navi, non più di casco pescherecetto che vediamo uscire dal porto. Insomma. 4 milioni e 500 mila non sono controllabili. Allora, però, questo è andato... è andato a chiedere appunto da Blue MSC, gli hanno detto ma non esiste una forma di controllo. Dice sì, sì, esiste, noi abbiamo dei controllori che salgono sui pescherecci, però in pratica questi non erano mai presenti. Non solo, quando qualcuno ha deciso di controllare davvero è caduto in mare accidentalmente, insomma l'hanno fatto fuori. Perché c'è sempre la malavita dietro la pratica della pesca. Quindi anche i controllori se ne sono guardati bene. Quelli che venivano corrotti non dicevano nulla, altrimenti ci si deve fidare della parola del capitano. Dice non ho pescato delfini, solo tonni. E quindi si mette sto marchietto in pratica dove si garantisce che quel tonno non è, assieme a quel tonno non sono stati catturati dei delfini. Però in questo controllo si è inserita un'altra associazione di volontari, che è la Sea Shepherd. Questi navigano nei mari di tutto il mondo, collaborano con le autorità locali per fermare, consegnare alle autorità locali, insomma, queste navi che agiscono in modo criminale e non legale. Non solo... Sea Shepherd ha anche affondato, se non mi sbaglio, 13 pescherecci grossi, ne ha speronato altri 5, non ha fatto male a nessuno, però intanto ha fatto sentire la propria voce, hanno fermato le navi con le autorità locali, con le armi in pugno, voglio dire, cioè, è comunque è stato un organo di controllo indipendente, fatto da volontari, che hanno deciso di, che hanno sono presi a cuore, insomma, questa situazione. Quindi proprio la protezione della fauna marina. Tenendo presente, per esempio, in tutto la sua inchiesta ha parlato per esempio della costa atlantica francese, no? Dove in mezzo alle reti ogni giorno vengono uccisi 10.000 delfini come effetto collaterale della pesca, no? E non se ne parla, nessuno ne sa niente. Il governo francese, come il governo giapponese e come un po' tutti i governi costieri, stanno zitti. Nessuno che parla della pratica distruttiva della pesca, tutti silenziosi. E questo avviene da 30 anni, cioè 10.000 ogni giorno da 30 anni. Ogni anno, a causa della pesca accessoria, vengono
Ogni anno a causa della pesca accessoria vengono uccisi in tutto il mondo 300.000 tra balene e delfini. Tutte queste etichette salva delfino, no? Che compaiono nei vari marchi, in pratica non fanno altro che coprire ciò che accade realmente in mare, perché nessuno va a controllare cosa succede realmente in mare. L'etichetta salva delfino ha un costo, il capitano dice che non ha preso delfini, paga e gli danno l'etichetta salva delfino e tutti la espongono come se fosse una scatoletta di tonno etica che non ha niente a che vedere con la caccia dei delfini. Tutte cazzate, non è vero assolutamente. Però sono stati controllati alcuni pescherecci e uno di questi a caccia di tonni ha ucciso 45 delfini per catturare 8 tonni. Cioè 45 delfini ammazzati, 8 tonni catturati. E questo lavorava proprio per questi marchi salva delfino. Quindi la cosa comincia a ingrandirsi, insomma. Tutto quello che si scopriva mentre lui faceva le sue inchieste era che nessuno poteva garantire che effettivamente quella etichetta salva delfino fosse meritata, no? Per cui si trattava di una frode vera e propria alla fine della giostra, cioè era solo un permettere a questi pescherecci di pescare con una facciata etica. In pratica stavano coprendo le porcate che facevano in mare, per capirci. E questi pagavano per l'etichetta. Di questo si sta parlando. Purtroppo, quindi, anche qui ci si è trovati davanti a quello che poi sono l'inseguimento dei soldi, vedi dove vanno a finire. Quando voi andate a vedere su internet come ha fatto Ali, si è scoperto che tutti i gruppi, ce ne sono tantissimi, no? Gruppi ambientalisti che parlano di plastica, l'argomento più cliccato era quello delle cannucce. Le cannucce di plastica. Allora, il problema è un altro. Il 50% della plastica presente negli oceani da dove deriva? Dalle reti da pesca. Il 50% della plastica. Il 50%. Le cannucce sono lo 0,03%, per capirci. Come mai nessuno di tutte queste organizzazioni ambientalistiche che parlano tanto di plastica dicono che il 50% è composto da reti da pesca? Nessuno ne parla. E questo ragazzo infatti non se lo spiegava. È andato a fare delle interviste, insomma... facendo anche presente che poi una cannuccia è un discorso, una rete da pesca abbandonata o incagliata continua a lavorare per molto tempo perché quella è la sua funzione. Cioè anche se è abbandonata continua ad ammazzare i pesci perché quella è qualcosa che è nata per uccidere i pesci. Quindi anche se è abbandonata questa continua a funzionare finché non la togli via. Quindi il disastro delle reti da pesca abbandonate è enorme. È enorme e non stiamo più parlando solo della plastica. Quindi le cannucce di plastica, però delle reti non se ne parla. In tutto questo casino, pur non essendo oggetto di pesca, le tartarughe marine ci cascano sia nelle reti abbandonate che durante l'azione di pesca, e 6 specie su 7 di tartarughe marine sono in via di estinzione.
E sono in via di estinzione non per la plastica, non per l'inquinamento, no, sono in via di estinzione a causa della pesca e delle reti da pesca abbandonate. Quindi tutto riconduce alla pratica indiscriminata della pesca. Il 70% dei rifiuti trovati nello stomaco delle balene abbandonate spiaggiate erano proprio residui di attrezzi da pesca. Quindi reti, funi, cazzi e mazzi. Ogni giorno sono circa 1000 le tartarughe che restano vittime della plastica. Però solo negli Stati Uniti sono 250.000 le tartarughe che restano vittime della pesca, della pratica della pesca, ferite o morte. 1000 a causa della plastica, come la intendiamo noi. 250.000 solo negli Stati Uniti a causa della pesca. Sono numeri che fanno rabbrividire. Sono numeri che fanno rabbrividire. Ancora una volta però non si fa riferimento alla pesca. Si fa pubblicità alle 1000 tartarughe che muoiono per la plastica. Vabbè. Una delle maggiori organizzazioni è la Plastic Pollution Coalition, non lo so se si legge così, che poi andando a spulciare, a seguire i soldi, ha visto che era la stessa organizzazione Earth Island Institute, che poi sono gli stessi che fanno parte del gruppo Tonno Salva Delfino. In pratica sono tre associazioni che dovrebbero difendere la natura, che dovrebbero difendere e salvaguardare l'ambiente marino, che invece non fanno altro che collaborare con l'industria ittica per vendere più pesce, si fanno pure pagare per questo. E questa purtroppo è la realtà delle associazioni. Quindi che cosa ne è saltato fuori da questa prima parte dell'inchiesta, perché poi l'inchiesta è lunga e dopo continuerà Brando. Anche se oggi negli oceani non entrasse più un grammo di plastica domestica, per capirci, dai piatti alle cannucce, agli spazzolini, il problema più dannoso comunque rimarrebbe sempre quello della pesca. Perché metà della plastica, che è quella che fa più danni, arriva proprio dalla pesca. Quindi noi potremmo anche smettere di usare plastica, non risolveremo niente. Ve la ricordate la Horizons, quella super petroliera del Golfo del Messico che aveva 6 mesi che ha sversato petrolio? Tutti a fare pubblicità, gli uccelli pieni di petrolio, un casino, distrutto tutto. Allora, a seguito di quella sciagura, tenete presente che è stato creato un parco, una zona marina protetta, che ha permesso comunque a quella zona di rigenerarsi. Quindi quella sciagura, è vero che è stata una sciagura al momento, però poi ha creato una zona protetta dove si sta rigenerando in modo importante l'ambiente marino. Mentre invece la pesca nel Golfo del Messico in un giorno fa più danni di 6 mesi di sversamento di petrolio, che sono irrecuperabili, in un giorno. In pratica, se si continuerà di questo passo, attorno al 2050, l'industria della pesca è destinata a chiudere. È destinata a estinguersi perché non ci sarà più abbastanza pesce che giustifichi le uscite di queste barche. Nessuna altra attività al mondo ha ucciso tanti animali come quella della pesca.
E noi stiamo distruggendo gli oceani ad una velocità impressionante, impressionante. Legata a questo fenomeno già della diminuzione del pescato, ce n'è un altro che ne parlerà Brando, che è quello della schiavitù degli aiutanti delle barche da pesca. Vai Brando. Alla luce di quello che è stato detto, chiaramente cosa succede? Succede che il 50% del pescato mondiale proviene dagli allevamenti. E sono allevamenti estensivi. Cioè, in teoria sarebbero estensivi. Sotto la parola estensivo, la logica fa pensare a grandi zone in cui vengono allevati pesci, con tutti i problemi che ne derivano. Principalmente di questo tipo di allevamento sono derivati da inquinamento. Inquinamento perché grossi numeri di pesci concentrati nelle reti provocano chiaramente inquinamento pesantissimo. A questo punto questo ragazzo, che è uno dei capitani più famosi di Sea Shepherd, tra l'altro, proprio capitano di imbarcazione, va in Scozia. Va in Scozia e va a intervistare una delle persone che è più famosa al mondo per il controllo del... Brando, togli, prova a togliere il video. Forse recuperi un po' di linea. Sentite meglio ora? Forse recuperi un po' di linea, vai. Okay. Praticamente lui va in Scozia e incontra questa persona che è una delle persone più famose al mondo per il controllo dei grandi allevamenti di salmone. Cosa succede in Scozia? Succede questo: ci sono praticamente tantissime zone costiere che sono state praticamente chiuse per l'allevamento del salmone. Lui ha fatto un filmato e si vede in questo documentario, a parte la sovrappopolazione dei salmoni, ma l'infestazione di parassiti talmente violenta da consumare praticamente tutta la carne dei salmoni stessi. Perché vivono chiaramente in un ambiente fortemente chiuso e fortemente inquinato dalle stesse deiezioni degli animali. E questo provoca dei danni irreparabili all'ambiente, ma non solo all'ambiente, anche al salmone che viene venduto e che noi ci troviamo sui nostri banchi, perché questo salmone qui viene venduto in tutto il mondo. Addirittura dice che la carne del salmone di quegli allevamenti lì non è rosa come quella che si vede dal salmone selvatico, magari nei filmati che vediamo in Alaska o da altre parti, ma è grigia. E quindi tramite dei coloranti che vengono messi nel mangime, i produttori possono, cioè hanno proprio una palette di colori che gli permette a loro di scegliere il colore con il quale possono uscire sul mercato. Già questa è una cosa che è devastante. Allora considerate che per produrre un chilo di salmone, quindi la taglia diciamo commerciabile, viene usato un chilo e due di mangime. E il mangime è composto da farina di pesce e olio di pesce.
Non hanno dati certi sulla quantità necessaria di pesce che serve a fare 1 chilo di farina di pesce e l'olio di pesce stesso. Quindi va da sé che dal punto di vista strettamente economico è un business che non funziona assolutamente, nonostante tutto quello che si vede. Insomma, il mercato mondiale è invaso dal salmone. A questo aggiungiamo un altro dato che è devastante e si vede nel filmato. Il 50% del pesce che viene allevato muore. Muore per, appunto, per problematiche legate a parassiti, a malattie, a sovraffollamento delle gabbie, per cui cioè muoiono perché manca ossigeno, mancano i nutrienti, le acque sono fortemente inquinate. Quindi parla chiaramente anche lui di queste aziende che sono multimiliardarie, perché si parla di miliardi di dollari, non di milioni di dollari, che gestiscono di fatto tutto il mercato del salmone mondiale. Allora, tenete presente che l'inquinamento prodotto in un anno da tutti questi allevamenti è pari allo stesso inquinamento prodotto da tutti gli abitanti della Scozia, che va a finire in mare. Cioè, non viene depurato dai depuratori come accade dall'inquinamento che viene da terra. Quindi il costo, di questa operazione qui è assolutamente incredibile in termini di proprio costo reale e di costo naturale, di quello che dell'impatto che ha sull'ambiente. Quindi quando noi andiamo a mangiare un salmone o a scegliere un salmone proveniente dalla Scozia, che è indicato come il migliore in assoluto, in realtà stiamo mangiando merda, scusate il termine. Perché di questo si tratta? Dopo questa parentesi che fa sulla Scozia, decide di prendere un volo e va in Thailandia. Cosa succede? Succede che mette il punto dell'attenzione su tutte le zone in cui ci sono le mangrovie. Allora, le mangrovie sono un habitat eccezionale per tutte le specie di pesci, perché sono delle vere e proprie nursery, come la nostra Posidonia oceanica. Ma in Thailandia in particolare la metà delle zone in cui ci sono le mangrovie sono state completamente rasate a zero per far posto agli allevamenti di gamberi. Il gambero thailandese è presente un po' in tutti i mercati. Io ho segnato e ho verificato un attimino sulle tabelle FAO il codice, esattamente la zona FAO da evitare assolutamente, e questo ce lo dobbiamo prendere perlomeno noi come impegno, è la zona 71, che è il Pacifico, centro-occidentale. E questo perché? Perché dietro a questo proliferare di aziende che vendono e cioè allevano e vendono gamberi, c'è una vera e propria industria criminale che procura il mangime per i gamberi. Le persone che lavorano sulle barche sono veri e propri schiavi. Vengono solitamente agganciati all'interno dei villaggi di pescatori che sono ridotti alla fame, letteralmente, perché chiaramente le barche grosse che fanno pesca industriale hanno ridotto il pescato, quindi questi non sanno più cosa fare per sbarcare il lunario e si imbarcano in queste navi qua. La cosa
veramente drammatica in questa parte del filmato. Inizia con un pescatore di queste barche qua, filmato da un drone di controllo, che con la mano, l'hanno ricostruito dopo, praticamente manda un messaggio al drone, un vero e proprio messaggio d'aiuto. Poco dopo il filmato va avanti e fa vedere un pescatore di questi qua, uno schiavo, perché sono schiavi realmente, che finisce in mare e lo ammazzano a colpi di fucile. Perché questo? Perché tutte le persone che hanno problemi a bordo, quindi da un banale infortunio, da un malessere, creano problemi alla catena e quindi loro li prendono e li buttano a mare. E non solo li buttano a mare, ma li ammazzano. Oltre a questo c'è anche da dire che intervista chiaramente senza inquadrarli in viso, tre pescatori che sono a terra in un centro di recupero per queste persone che hanno subito schiavitù, e chiaramente senza farsi vedere, senza destare sospetti, gli raccontano quello che accade realmente. Ci sono dei capitani di imbarcazioni che ammazzano queste persone a bordo, invece di buttarle in mare, le tengono nella cella frigorifera, come monito al personale di bordo. Quindi voi capite che in realtà il collegamento con tutte le associazioni di malavita a livello mondiale c'è. C'è del reale, quindi per questo perlomeno noi che siamo dall'altra parte del mondo, quando vediamo certi pesci che provengono da quelle zone lì, evitiamo di comprarli. E questo è anche uno dei consigli che dà uno di questi pescatori qua. Gli viene chiesto proprio precisamente cosa noi potremmo fare, e l'unica cosa che noi possiamo fare è evitare di comprare il pesce che proviene da quelle zone lì. Poi chiaramente la ripresa che fanno lì si chiude in maniera rocambolesca, perché vengono avvertiti che sta arrivando la polizia e quindi sono costretti a chiudere la ripresa e scappare letteralmente, perché sicuramente sarebbero stati ammazzati. Quindi in realtà è una cosa impressionante, perché comunque cioè non si può andare avanti così. Non possiamo andare avanti così per tutta la serie di questioni che sono emerse in questo filmato, per quello che abbiamo saputo, per le statistiche che sono assolutamente reali, cioè non sono numeri buttati a caso, ma sono statistiche fornite da persone che studiano quel settore lì. Considerate che tutte queste grandi realtà corrompono governi, corrompono forze dell'ordine, corrompono interi stati in tutta la filiera produttiva e la filiera di controllo. Quindi in realtà l'unica vera arma che abbiamo noi è quella proprio di smettere assolutamente di comprare pesce proveniente da quelle zone lì. Chiaramente queste cose qui fanno pensare, come fa pensare che un'organizzazione no profit come Sea Shepherd si stia battendo realmente per salvare gli oceani. E teniamo presente, ed è una cosa che il capitano, il fondatore di Sea Shepherd, dice, che se gli oceani muoiono, moriamo anche noi. Ed è vero, questo è vero.
Quindi noi abbiamo una vera spada di Damocle sulla testa, perché abbiamo 30 anni, ci rimangono altri 30 anni prima che gli oceani muoiano. 30 anni sulla carta, perché poi sappiamo benissimo che la natura non è controllabile, perché per crescere e per decrescere ha degli spostamenti esponenziali, che sono derivati da tutta una serie di fattori esterni che non sono legati solo esclusivamente alla pressione di pesca, ma ci sono di mezzo tantissime altre cose, come il riscaldamento globale, il mancato rimescolamento delle acque provocato dalla densità dei pesci. Questo è uno studio che è stato fatto e hanno scoperto che i grandi banchi di pesce vanno a rimescolare le acque. Quindi il rimescolamento delle acque, non solo per le correnti, ma anche per l'azione dei pesci, è quello che comunque dà ossigeno al mare. E se poi va a finire che manca l'ossigeno nel mare, c'è una forte entropizzazione di tutto il sistema che porta a una morte assoluta di quelle zone. Vi cito un evento che è accaduto, se non sbaglio, un paio di anni fa nella laguna di Orbetello. A causa di un innalzamento di temperatura incontrollato provocato da temperature altissime d'estate e da una mancanza di apporto di acqua fresca proveniente dall'esterno, praticamente una zona enorme della laguna di Orbetello è morta in due giorni. Poiché le temperature sono andate, dell'acqua sono andate a oltre 28 gradi, c'è stata una proliferazione enorme di alghe, di calore, che ha bruciato completamente l'ossigeno. E sono morte centinaia di tonnellate di pesce. Quindi in realtà i fenomeni naturali sono molto più veloci di quanto noi si possa pensare. È per questo che l'appello che viene fatto è anche così forte, è anche così crudo, ma bisogna pensarci su realmente. Quindi cioè, sta anche a noi fare la differenza in questo. Sta a noi cercare di avere maggiore consapevolezza in quello che compriamo, in quello che mangiamo e anche come comportamento come pescatori sportivi. E in questo cioè, mi preme sempre di più dirlo che anche noi nel nostro piccolo possiamo dare un buon esempio. Quindi l'etica fondamentale, il saper riconoscere le specie, il rilasciare pesci con le uova, il pulire anche gli spot dove andiamo, perché comunque è un piccolo gesto che magari sembra inutile, perché magari leviamo dai rifiuti qualche metro quadrato attorno a noi, però può fare realmente la differenza. Io consiglio a tutti di vedere questo film, tanto prima o poi in qualche maniera si vedrà. C'è già un trailer che rende bene l'idea su YouTube, quindi invito tutti a vederlo. Poi metteremo il link comunque assieme alla quando mettiamo il post, insomma, per cui sarà accessibile a tutti. Certo. E per chi lo volesse fare, invito anche a fare delle donazioni a Sea Shepherd, perché è una delle poche organizzazioni che in realtà si batte come un leone per far sì che le cose cambino. Tra l'altro ha fatto anche interventi in Sicilia piuttosto forti. Ora hanno lanciato una campagna a livello globale sul novellame dell'anguilla. L'anguilla si sta estinguendo.
E ve lo posso dire questo per certezza, perché andando a pescare a spinning abbiamo visto un calo drastico della presenza di anguille, e questo lo vediamo perché nei periodi in cui ci sono le anguille c'è una frenesia pazzesca delle spigole che le mangiano, sono ghiottissime. E diciamo da 5 anni a questa parte, in quel periodo lì, non ci sono quasi più spigole perché non ci sono quasi più anguille. C'è un altro fenomeno legato a questo fatto, no? Voi lo sapete che le anguille, quando sono in età matura, da qualsiasi fiume, da qualsiasi posto si trovino, vanno praticamente nel Mar dei Sargassi, no? Al centro dell'Oceano Atlantico, e lì si riproducono. Dopodiché fanno il viaggio al contrario. Questa migrazione sta sempre diminuendo. Il volume delle anguille che riescono ad andare a riprodursi sta sempre diminuendo. Questa diminuzione provoca poi una diminuzione delle anguille, giustamente. E si riproducono solo lì, eh? Si riproducono tutte le anguille, si riproducono lì, al centro dell'Oceano Atlantico, al largo delle Azzorre. Tutte, anche quelle che ci sono in Sardegna, quelle che ci sono nei fiumi d'Italia, tutte fanno il loro viaggetto, vanno lì e poi rientrano. Quando nascono, poi tornano al punto di origine. Le nuove anguille, le anguilline piccole, si fanno il loro viaggetto e rientrano nei fiumi e sono già grandette, insomma. E sta diminuendo la migrazione delle anguille. C'è un calo drastico, questo vuol dire che è a rischio anche il futuro delle anguille. Cioè, tutti questi fenomeni si ripercuotono a cascata su tutte le specie. È facile parlare solo di squali, dice, ma tanto nel Mediterraneo non funziona così. La natura è precisa nella sua distribuzione. In natura, tutto è regolato senza l'intervento dell'uomo, tutto è regolato in automatico, ogni specie si regola alla sua preda e il suo predatore, e quindi c'è una regolazione naturale. Questo è venuto meno negli oceani come è venuto meno in terra, insomma, perché di questo si tratta. Quindi noi, io vi invito a vederlo questo documentario, perché si capisce dalle immagini, si capisce realmente il danno che i numeri, si capisce il danno che stiamo facendo, come umanità parlo, il danno che stiamo facendo agli oceani. Le stesse cose succedono sulla terraferma, paro, 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 paro. Però gli oceani sono la più grossa fonte di ossigeno, di riduzione di anidride carbonica, se succede qualcosa in oceano e questa fonte diminuisce, non bastano le foreste, perché il 70% del pianeta Terra è acqua. Quindi le foreste non sono più sufficienti a depurare l'aria, a fornirci l'ossigeno necessario e così via. Ecco perché è a rischio, se muoiono gli oceani, è a rischio la specie umana e tutte le specie del pianeta Terra. Metteremo il link di questo documentario, è in inglese sottotitolato. Ma è veramente impressionante, cioè ti lascia 1 o 2 giorni di malumore, eh? Ti lascia 1 o 2 giorni di malumore, perché è veramente incredibile. Volevi aggiungere qualcosa, Brando? O facciamo aprire un po' di microfoni? Ma io sarei per far aprire i microfoni perché comunque abbiamo già, diciamo,
diciamo, parlato in maniera approfondita. Panorama è chiaro, no? Avanti. Parla Andrea. Io vi volevo segnalare anche, ci sono vari gruppi su Facebook che si occupano di questa cosa relativa alla salvaguardia dei salmoni selvaggi su Facebook. Uno è Salmon and Trout Conservation, sono tutti scozzesi o inglesi, e l'altro è, aspetta, è Atlantic Salmon Trust, dove mettono molto spesso una campagna di moratoria che stanno cercando di fare relativamente alla salmonicoltura, e insomma, solo che non riescono ancora ad avere abbastanza proseliti, perché logicamente l'industria è talmente massiva, sia quella scozzese che quella norvegese, è penso una delle maggiori fonti di introito per queste due, insomma, nazioni, ecco. E spiegavano, insomma, io li seguo già da un po' di tempo, tutta questa cosa qui che diceva Brando prima, insomma, ecco, se uno vuole rimanere anche informato, diciamo, di tutto quello che fanno, che il movimento, diciamo, che si sta piano piano muovendo nel mondo relativamente a questa cosa, perché come dicevi prima Marco, l'anguilla, ma anche il salmone è una specie che va a migrare nell'Oceano Atlantico dai fiumi, mi sembrava invece nel Mar dei Sargassi vanno a ritrovarsi in Groenlandia, se non sbaglio, in acque molto più fredde, e poi ritornano ai luoghi nativi, quindi una delle maggiori specie più consumate al mondo, che nasce in Alaska, in Scozia, e poi logicamente la cultura di massa è diventata preponderante, ma basta vedere, se vai al supermercato trovi il salmone selvaggio a 6 euro 100 grammi e quello allevato che costa la metà. Di dire, io sono contrario ai gruppi Facebook per un semplice motivo, perché oggi non è preso in considerazione Facebook a livello serio, è preso in considerazione ad altri livelli. Se si vuole fare qualcosa di serio, si deve partire dalle associazioni che hanno che fanno realmente qualcosa. Sea Shepherd, per esempio. Sì, ma questi sono collegati molti a Sea Shepherd. Parti da lì. Parti da Sea Shepherd, vedi come si ramifica, questi girano tutto il mondo, c'erano le loro navi e tutta un'associazione di volontariato dove rischiano pure la pelle per fare queste cose. Quindi stiamo parlando, lascia stare Facebook, facciamo gli attivisti veri, non quelli che comunque sia su Facebook. Tu trovi anche la pubblicità del Findus, per esempio, che è uno di quelli, salviamo il delfino, mentre invece insomma è una di quelle aziende che alimenta quel tipo di mercato. Altre associazioni, l'abbiamo visto, sono tutte legate a prendere i finanziamenti per favorire quel tipo di pesca, quindi bisogna stare un po' attenti a queste cose. Però già da Sea Shepherd c'è una buona ramificazione, si riesce a capire quali sono gli interlocutori seri. Lascia perdere Facebook, perché io... No, ma questi sono enti collegati, sono organizzazioni no profit collegate anche a Sea Shepherd, sono fondi... Io sono... Sono gruppi... Vi do un'altra dritta. C'è un altro filmato da vedere sul salmone che è stato girato da Patagonia, la famosissima marca di abbigliamento tecnico da pesca, si chiama Artificial. Guardatelo, è il libro su YouTube, lo potete guardare tranquillamente, e parla in maniera veramente senza peli sulla lingua dell'industria dell'allevamento del salmone in Canada. Guardatelo perché è impressionante, impressionante.
troppi interessi dietro, ragazzi, sono troppi interessi. Dove ci sono interessi c'è malavita, c'è imbroglio, c'è truffa, c'è, perché di queste cose poi stiamo parlando alla fine. Chi c'è? Cicillo e poi Riccardo e Tommaso. Vai Cicillo. Eccomi. Ho avuto modo di vedere il filmato completo, 1:20, 1:30 circa di filmato. È tutto scioccante, dall'inizio alla fine. Non c'è un pezzettino del filmato che non ti crei delle situazioni di disagio personale. Perché non mi sarei mai aspettato una storia del genere. Un calo dei pesci, di certe specie del 95, oltre il 95%. E il filmato è terribile. E quindi ti lascia così, perplesso, quasi sbigottito. È veramente una sensazione bruttissima da provare mentre si guarda. Quindi, a parte le statistiche terribili, la corruzione totale dell'ambiente, il contraddittorio inesistente fra il produttore del filmato e le case produttrici dei pesci che non rispondono, le fattorie, le aziende della pesca non rispondono o minacciano. Quindi, che cosa ci dà a noi la informazione globale? Cosa ci passa a noi? Cosa ci vuole passare? Di che cosa siamo certi nella vita? Il danno nel mare era la plastica, tutto si fermava alla plastica. E invece ci sono cose ben più terribili della plastica. Una cosa che mi ha sorpreso nel filmato, una cosa piacevole, che non sapevo, era, come ha detto Brando, il rimescolamento dell'acqua da parte dei pesci è una cosa che io non ho mai immaginato nella mia vita, non l'avevo mai sentita in nessun altro filmato. So delle correnti marine, ho sentito parlare delle correnti marine, delle termiche convettive dei mari, ma che i pesci producessero energia dal loro movimento, questo non me lo sarei mai aspettato. Una delle cose buone che c'è nel filmato da capire. Parliamo di numeri, cioè come? In pratica il movimento d'acqua prodotto dal pesce equivale allo scambio che avviene attraverso tutte le tempeste, tutte le maree, tutte le onde che ci sono in tutti gli oceani del mondo. Quindi non è uno studio. È uno studio eccezionale, direi. E poi ho visto che trattiamo gli animali come spazzatura. Un pesce catturato non è un pesce, è una entità viva, è una personalità. Che non sia la personalità umana non c'entra niente. È come se a me mi prendessero, capovolgiamo la storia, mi prendono gli squadri, mi mangiano le gambe e le braccia. Ok, non mi ammazzano neanche, mi buttano così, come una spazzatura. L'uomo ha inventato la spazzatura. In natura non c'è la spazzatura. Tutto è nel ciclo della vita e della morte. Tutti siamo vita e morte nello stesso momento. Invece gli uomini fanno del loro pianeta spazzatura. Noi uomini facciamo spazzatura e decidiamo che gli animali sono delle entità di seconda, di terza, di quarta, di scarto, che non hanno sentimenti, non hanno pensieri, ma noi siamo sicuri che un qualunque pesce non abbia dei pensieri, i suoi pensieri, che non abbia la sua affettività, che non provi dolore, che non provi dispiacere? Noi abbiamo deciso che quelli sono delle cose, non sono delle persone, perché sono in Sardegna i fenicotteri li chiamano gente rosa. Marco, traduci. Gente. Persone rosa. Persone. Persone.
noi abbiamo deciso che gli animali non sono niente, sono neanche degni delle nostre suole delle scarpe, li calpestiamo. Dovremmo avere il massimo rispetto di tutti gli animali, anche di quelli che prendiamo a mare, pochi pesci che prendiamo. Ok. Invece, purtroppo, in questo filmato spunta fuori l'ennesima potenza, potrei dire la bestialità umana, ma offendo di nuovo gli animali, quindi l'umanità disumana viene fuori, disumana. E tutto all'ennesima potenza per il profitto di pochi e la fame di molti, perché questo gioca molto sulla fame delle persone. Ci sono schiavi, ci sono persone che non riescono più neanche a pescarsi il pesciolino da portare a casa, vengono travolti da queste navi fattorie che spazzano via tutto quanto. Non parliamo dello strascico che crea di disastri allucinanti, tutto il mondo non viene neanche fermato e i governi non ne parlano. Però quello che mi ha proprio fatto stare male è la non considerazione delle altre specie umane, ok? Delle altre specie sulla Terra. Noi potremmo essere, l'ho scritto anche in un post nel nostro gruppo, potremmo essere anche l'unica forma di esistenza intelligente in tutto l'universo, o potremmo essere uno dei miliardi, dei miliardi, dei miliardi di forme intelligenti. Ma siamo veramente intelligenti? Detto ciò, lo shock che mi ha procurato il filmato, mi rimane una domanda, perché ne avrei poi tante da dire. Cosa posso fare io per, nel mio piccolo, nell'unità che sono di 10 miliardi di persone che ci sono nel mondo, cosa posso fare io nel mio piccolo per migliorare questa situazione? Questo me lo sto chiedendo da stasera che ho visto il filmato e risposte ce ne sono molte, ma bisogna focalizzarle bene. E bisogna che io dia qualche risposta a me stesso, perché questo filmato mi ha scombussolato la giornata oggi. Quel diavolaccio di mio figlio mi ha scaricato quella cavolo di applicazione e mi sono visto tutto il filmato. Mi bastavano i 10 minuti del trailer su OSA o su YouTube. Niente. Andiamo a pescare i polpi e i polpi vivono dentro la gabbietta lì per ore soffrendo. Invece di dargli subito una mazzata in testa. E quello che mi ha stupito di più, a parte gli uomini che sono trattati da schiavi e tutto l'ambiente, è che noi continuiamo a considerare un pesce come una cosa che non ha sentimenti. Questo mi sciocca profondamente. Mi sciocca profondamente. E l'intelligenza degli animali forse è superiore alla nostra. Forse. Forse. Questo qui mi sciocca, questa storia qua mi ha messo fuori, è una giornata terribile per me, terribile, perché se penso che qualche volta sono andato a pescare in barca e ho preso il polpetto da mezzo chilo, un chilo, e l'ho lasciato dentro la valigetta lì per 4 ore che muro solo invece di ammazzarlo subito, c'ho il sangue che mi ribolle oggi, ok? Poi finisco. Punto, una cosa casalinga, diamo da mangiare ai pesci la carne tritata alle ossa, ai pesci diamo pesci puzzolenti con tutti gli additivi possibili e immaginabili, giusto per alleggerire un po' la situazione. È capitato a casa mia più spesse volte che cucinando una fettina i miei figli dicono: ma cosa stai facendo? Pesce. Come mai la carne c'ha l'odore di pesce? Quindi non si capisce più niente. Per tutto è in funzione della esclusività di pochi ricchi nel mondo o di pochi ricchi rispetto alla stragrande maggioranza delle persone che soffrono in questo pianeta. E noi siamo in una condizione di vantaggio enorme. Noi italiani siamo
fra le nazioni che stanno meglio al mondo e ci lamentiamo. Punto. Mi dispiace se vi ho... L'effetto che fa è questo. E vi dico anche un'altra cosa in aggiunta. I popoli africani, da sempre, i popoli costieri si sono nutriti di pesca, no? Vanno lì e la loro fonte di sostentamento principale è la pesca. Oggi questi popoli sono in grosse difficoltà e sono costretti a viaggiare miglia in oceano aperto con queste cazzo di canoe. E tantissimi ci lasciano le penne proprio per questo fatto, perché nelle zone costiere pesce non ce n'è più. Sono costretti ad allontanarsi troppo dalla costa e molti ci lasciano le penne grazie a questo fatto, sempre dovuto a questo fenomeno della pesca. Io ho un'esperienza in Guinea-Bissau, dove il mio amico che ci ospitava quando siamo andati a pesca alle Bijagos, lui aveva delle licenze di pesca per gli atuneros, che sono appunto queste navi per i tonni, no? Parliamo di circa 1,5 miliardi all'epoca. Cambia il presidente, muore un presidente casualmente, il nuovo presidente il giorno dopo giustamente l'ha fatto fuori, è diventato presidente. Questo mio amico è andato lì a parlare, aveva queste licenze, le doveva vendere, morale della favola, questo qui l'ha sbattuto fuori dalla Guinea-Bissau. Poi dopo qualche anno si è accorto che era presidente di niente, l'ha richiamato, penso sia di nuovo lì Giampaolo, insomma, hanno fatto affari con queste licenze. C'è un mercato miliardario attorno a questo settore. Ma miliardario, poi basta dire che c'è in mezzo la Mitsubishi, ragazzi. 40 miliardi di dollari solo il mercato delle pinne. 80 miliardi, se non erro, il mercato del tonno. Cioè, parliamo di queste cifre, no? Chi c'è adesso? Riccardo. Sì, io volevo solo dire questo. Di fronte a questa discussione ho sentito di episodi e di numeri che effettivamente lasciano un po' perplessi, un po' impotenti. Ecco, questa è la sensazione che credo abbiamo avuto tutti. Numeri enormi che ci ritroviamo davanti, i quali appunto generano un senso di impotenza. Non si sa cosa fare. E sono numeri molto grandi che però mi fanno pensare anche un'altra cosa. Non è solo nel grande, nel lontano che bisogna andare a vedere. Vediamo anche nel nostro piccolo, in quello che ci circonda, che abbiamo più vicino. E mi ricordo in particolare di due episodi che mi sono capitati quando ero ragazzino. Uno stavo passeggiando nel porticciolo, mi sembra che fosse proprio il porticciolo di Villa Simius, e vidi dove c'erano dei pescherecci sul fondo del mare una delle chiazze bianche, sembravano delle mattonelle, lontanamente mi sembravano delle mattonelle. Più mi avvicinavo, più mi rendevo conto che non erano mattonelle, ma erano le carcasse delle razze che i pescatori del posto avevano evidentemente smagliato dalle reti, buttate, abbandonate sul posto. Il fondale era tappezzato completamente delle carcasse di questi animali. Una cosa simile mi è successa qualche anno dopo, ero sicuramente più grande, Es Arenas, ero a pesca in spiaggia, arriviamo il pomeriggio e troviamo sulla spiaggia decine, anche lì purtroppo, vittime innocenti delle imperizie, dell'incuria, dell'imbecillità umana, anche lì decine di razze evidentemente lasciate da pescatori sportivi, tra virgolette, pescate e mollate sulla spiaggia perché evidentemente non appagavano la loro, insomma, le loro aspettative. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che anche noi siamo nel nostro piccolo i primi responsabili di comportamenti che spesso non sono qualificabili, e quindi non dobbiamo andare a vedere soltanto i grandi numeri,
diciamo così, le grandi emergenze, ma andiamo a vedere anche che cosa ci succede, che cosa ci succede intorno, e soprattutto impariamo ad agire. Marco ha detto sì, bisogna essere degli attivisti veri, assolutamente d'accordo, ma possiamo esserlo anche nel nostro piccolo, nelle nostre piccole azioni quotidiane, quando andiamo in spiaggia, nel raccogliere, come ha detto anche, mi sembra che l'abbia detto Brando, nel raccogliere la plastica che abbiamo intorno, nel non lasciare i rifiuti, insomma, nel notare e soprattutto far notare agli altri comportamenti scorretti. Ecco, secondo me bisognerebbe proprio partire da qui. Poi è chiaro, ci sono delle realtà che sono al di sopra delle nostre possibilità, però ecco, se noi già con i nostri piccoli comportamenti riusciamo ad avere un atteggiamento che sia ovviamente ecologico, che sia diciamo un comportamento corretto nei confronti dell'ambiente, già questo secondo me potrebbe essere un punto di partenza che potrebbe contribuire a dare una sterzata a tutto questo sistema che si è creato e che capisco benissimo che sia difficile contrastare. Ecco, tutto qua. Tommaso, grazie Riccardo. Anche a me non sono riuscito a finire di vedere tutto, però ne ho visto gran parte, insomma. E anche a me, come a Francesco, ma Cicillo mi ha lasciato veramente scioccato, disarmato, perché in realtà, come ha detto anche Riccardo, siamo quasi impotenti su enormi effetti di queste cose, insomma. Anche qualche tempo fa a Report fecero vedere un reportage appunto di questo discorso della pesca e allevamenti, la pesca nel lago Vittoria, insomma, questo allevamenti ittici, insomma, tutto quello che gira intorno al pesce evidentemente ha un valore enorme, gigantesco, al di fuori delle nostri pensieri. Ma quando ho visto appunto che lì a Tajin chiudevano questi delfini dentro con queste boe, dentro questo golfo, e l'ammazzavano, guarda, mi veniva da piangere, perché delfini li vedi, meno qui da noi a Piombino si vedono, vengono vicino alle barche, sono animali intelligenti, e questi nulla, così senza tanti problemi, ammazzare e via, come ha detto Cicillo, non valgono nemmeno il pensiero di essere comunque forme di vita intelligenti. Anche nel filmato, o nel film, oppure nel trailer, che ho visto tutte e due oggi, quindi non mi ricordo sinceramente in quale parte, però parlavano che gli animali, anche i pesci, hanno dei ricordi, quindi insomma non sono così esseri inutili e insulsi, insomma. E sì, è una cosa veramente incredibile. Un'altra cosa che a me mi ha veramente impressionato è quando ha detto che la Mitsubishi nella loro scorte frigorifere hanno una quantità di tonno pescato che soddisfarebbe, mamma mia, soddisfarebbe, non si può sentire, che darebbe soddisfazione al mercato del tonno per 15 anni. Boia. Però continuano a pescarlo il tonno, perché il tonno fresco, essendo ridotto come quantità, ha preso un valore non indifferente, quindi molto più alto. Quindi loro, nonostante hanno queste scorte di tonno, continuano a pescarlo. Non dicono, guarda, ce l'abbiamo, vendiamo questo. No, si continua a depredare. Ma la cosa anche quella lì del tagliandino, del nessun delfino è stato ucciso, ma roba da matti. No, ma garantisce che non sono uccisi nessun delfino. Sì, garantiamoci, ma come fate a garantire? Abbiamo dei controllori, però non vanno sempre, insomma, poi ci fidiamo del capitano che dice che non ha pescato delfini. Ma roba da manicomio, roba da sparargli in testa, insomma. Sono rimasto anch'io, mi ha messo sotto sopra la giornata, come ha detto a Cicillo. Veramente, comunque consiglio assolutamente di vederlo, perché smuove veramente la coscienza. Anche a chi è un po' restio a queste cose, non ci pensa,
è talmente da un'impronta talmente forte che smuove per forza le coscienze di chiunque, specialmente di noi che siamo pescatori, che viviamo il mare. È così. Capita comunque, come ha detto Riccardo, capita anche qui da me. Più di una volta abbiamo visto sulla spiaggia, per esempio, del Quagliodromo, che tu hai visto, e Marco, carcasse di tonni squartati, perché ovviamente durante la chiusura della pesca non si può entrare in porto con il tonno. Quindi praticamente queste personcine deliziose cosa fanno? Li squartano, li sfilettano in barca e buttano le carcasse in mare, poi arrivano a riva. Insomma, delle cose veramente indecenti. La bestialità, dando della bestia all'uomo, ma in realtà le bestie sono meglio, inumano, ecco, umani inumani, come ha detto Ciccillo. Condivido al 2000% tutto quello che ha detto, e anche quello che ha detto Riccardo. Insomma, anche noi dal piccolo tante gocce fanno il mare, quindi cerchiamo in prima persona di riuscire a migliorare, insomma, la vita qui su questa terra, che è transitoria, perché come ho detto anche oggi, la natura, che noi ci siamo o che non ci siamo, vive uguale, che l'uomo è di passaggio, quindi speriamo di riuscire a far meno danni possibile. Chi c'è? Brando e Luca. Ok, avanti Brando, grazie Tommaso. Faccio un intervento veloce, sempre riguardo al filmato di Sea Shepherd. Intervistano la più grande scienziata e biologa marina a livello mondiale, che fa vedere un filmato veramente incredibile. Praticamente lei sostiene con prove scientifiche reali che il pesce è senziente. Il che significa che tutto quello che si è detto finora sui pesci, si pensava che come animali senzienti fossero solo mammiferi, quindi delfini principalmente, non è vero. Anche i pesci cosiddetti normali sono esseri senzienti, perché hanno organi di percezione molto molto avanzata, molto più avanzata di quanto si possa pensare, tali da essere paragonati agli esseri umani come qualità di percezione stessa del pericolo, dei rapporti sociali, dell'amore stesso quando entrano in fase di frega, di comportamenti predatori, di comportamenti di elusione dell'attività di predazione, di comportamenti che li fanno allontanare dalle zone in cui percepiscono un pericolo. E quindi è incredibile. Si vede una scena di una persona di uno di questi acquari che taglia dei pezzi di pesce all'interno di una vasca con delle cernie enormi, ci sono le cernie che sono lì a guardare fisse questa persona qua che taglia il pesce. Quindi non sono poi così stupidi come si possa pensare. E niente, questo... Ora lascio spazio agli altri, che ho parlato anche troppo. Grazie. Luca. Mi sa che avete già detto un po' tutto. No, Luca Tozzi, c'era la marina. Aspetta. Vado veloce. Allora, a parte, secondo me noi basiamo tutta la nostra intelligenza sulla presunzione che abbiamo, che siccome un animale non parla la nostra lingua, allora è scelto. E già questo mi sembra, o allora non sente, o allora non... Quindi, insomma, gli animali hanno i loro linguaggi, mi sembra di capire. Gli animali registrano e reagiscono ai suoni. Magari non capiscono l'italiano oppure l'inglese, però reagiscono ai suoni. Quindi già solo questo ci dovrebbe far capire tante cose, dal mio punto di vista.
Comunque niente, volevo solo dire, nel piccolo quello che uno può fare, secondo me, è boicottare di comprare il pesce. E noi siamo tutti pescatori, ce lo possiamo andare a pescare. Quindi non comprarlo più. Io ho visto un po' di documentari, diciamo, quando stavo in America, tra l'altro ne ho visto uno proprio sui salmoni della Nuova Scozia e sugli allevamenti intensivi che stanno là, e come questi allevamenti intensivi hanno fatto ammalare pure la migrazione di quelli selvaggi, perché sono passati nelle stesse acque e si sono ammalati pure quelli. Quelli che invece hanno fatto un altro giro non si sono ammalati. Le schiuse di questi salmoni, di allevamento, tra l'altro, sono state spedite pure in Europa alcune, e hanno fatto ammalare poi pure gli allevamenti intensivi in Europa. Quindi è comunque, diciamo, tutto collegato, no? In questo mondo globalizzato. Per cui, secondo me, io non ho mai comprato un pesce in America, cioè noi ci sono andati sempre a pescare, ne ho piati non molti, però non compro più pesce da allora. L'unica cosa che compro sono le esche ancora. Se riesco a farmene, manco più quelle, comprerò. Penso questo sia l'unico, cioè nel nostro piccolo, perché sennò ti continui a sentire impotente e ti continuerai a sentire impotente. Perché vai a, cioè come fai a cambiare il sistema? Lo cambi solo così. Grazie Luca. Allora, una delle domande che poneva lui alle associazioni ambientaliste, che a tutti questi, che era proprio questa: esiste la pesca sostenibile? E cosa possiamo fare per risolvere questo problema? La pesca sostenibile non esiste, perché sostenibile è un termine che lascia il tempo che trova, no? Sostenibile per chi? Quindi la pesca sostenibile non esiste. Per risolvere questo stato di cose, i governi dovrebbero almeno tutelare il 30% di tutte le superfici acquatiche del pianeta. Questo vuol dire il 30% degli oceani, il 30% dei mari, il 30%. Oggi zone tutelate ce n'è il 5%, però all'interno di queste zone tutelate il 90% di questo 5% è ammessa alla pesca professionale. Quindi di tutelato non c'è un cazzo, c'è lo 0,5% delle acque del pianeta. Punto primo. L'altra possibilità l'ha detta Luca Tozzi: non comprate più pesce. Perché se viene a crollare il mercato del pesce, viene a crollare tutta la catena che lo alimenta. Però se voi pensate che un tonno rosso in Giappone addirittura viene venduto a 3 milioni di euro, la vedo male, la vedo veramente male. Ed è un pesce sulla via di estinzione. Quindi questo ragazzo andava e diceva: ma voi perché non dite e non lanciate il messaggio evitate di acquistare il pesce? Tutte le associazioni più importanti al mondo che si battono per la tutela ambientale dei mari, nessuna di queste si è sognato di lanciare questo messaggio, perché il mercato del pesce è talmente forte, gli interessi sono talmente forti che loro per primi non riceverebbero più sovvenzioni, perché poi tutto ruota attorno ai soldi. Ed è una situazione drammatica. Il filmato dovete guardarlo perché è impressionante. Se oggi abbiamo deciso di parlare proprio di questo, è perché tutti quelli che l'hanno visto ne sono rimasti leggermente colpiti male, proprio qui, Perché sono numeri che io non conoscevo e penso nessuno, se non va a informarsi, li conosca.
soprattutto fate quello che succede realmente. Perché non se ne parla? Perché ci fanno vedere solamente certi aspetti, programmi televisivi, quelli che vanno a pescare il tonno con le canne. Cazzo, ne prendono due, tre, quelli, quello è niente. Però della distruzione che provoca la pesca nell'ambiente marino non ne parla nessuno, non se ne parla. Avanti un altro. Luca Girometti forse voleva parlare, non so. No, vabbè, avete detto un po' tutto quello che c'era da dire. Dalla parte dell'Europa c'è una certa sensibilità a questa cosa, fenomeno, sia per quanto riguarda le specie pelagiche che tutto il sistema di pesca a livello anche all'interno delle acque del Mediterraneo. L'Italia, diciamo che è uno dei paesi che più presta attenzione a tutta questa. Mi sentite? Più presta attenzione a tutta questa cosa qua. È normale che le pesche più. Le pesche più incisive sono le pesche professionali, cioè lo strascico, perché comunque ha un impatto molto forte su tutto l'ambiente marino, tra cui fondali marini e tutto quanto. È anche vero che comunque per sostenere tutto questo, anche il ripopolamento dei pesci, necessità di una politica molto precisa di sensibilizzazione anche a livello monetario, comunque per sostenere le famiglie che dall'indotto ci vivono. All'inizio del secolo fu tolta, cioè gli attrezzi da pesca, come quasi tutta diciamo, la attrezzatura, e non solo, era prodotto in canapa e ci fu una politica all'epoca della discriminazione di questa cosa naturale, che è un materiale rinnovabile di facile gestione che con l'ambiente marino poi si distrugge, perché comunque stiamo parlando di fibra vegetale. Ci fu questa politica della demonizzazione della canapa per la sostituzione della plastica. All'epoca comunque diciamo ci fecero vedere, noi non c'eravamo, però fecero vedere all'umanità che la canapa era un qualcosa di negativo e fu sostituita poi dalle materie plastiche. Bisogna tenere conto che non esistono solo i sistemi pescanti come le reti, ma ci sono anche le nasse e altri materiali che nei tempi passati, diciamo, le nasse erano fatte in giunco, che anche quelle col tempo, diciamo, si deterioravano. Diciamo che una politica sostenibile sarebbe il ritorno, secondo il mio punto di vista, a dei materiali ecologici di questo tipo, ma su tutti i settori della industrializzazione, quindi l'utilizzo di materiale rinnovabile che ha impatto ecologico quasi zero, diciamo, o comunque nel tempo non lascia residui. È vero che nelle realtà dove ci sono i parchi marini o comunque un sistema di tutela, anche se la pesca professionale viene concessa, vi è un ripopolamento dei pesci. Questo si vede nei vari parchi che sono anche qui in Sardegna, ma non solo, ma anche in Italia, diciamo, c'è un ripopolamento dei mari. Che bisogna dire che per fortuna vi è un aumento anche in tempi brevi, perché è vero che alcuni tipi di specie crescono più lente degli altri, però
comunque sia abbastanza velocemente si ripopolano. Per quanto riguarda il discorso dei tonni, pesci spada, tonnelle lunghe, tutta questa roba, insomma, queste specie pelagiche, col tempo, insomma, nell'arco di 20 anni, anche un po' meno, nell'arco di 15 anni, si è registrato un aumento delle specie, perché comunque io, insomma, che ho lavorato nel settore degli sbarchi, ho notato che col tempo, da quando sono state introdotte, diciamo, le quote, prima gli esemplari dei tonni erano molto più piccoli, adesso gli esemplari dei tonni sono molto più grandi, cioè vuol dire che certe politiche di attenzione creano un beneficio molto importante. Questo è importante saperlo, tant'è vero che le quote sia individuali che quelle delle tonnare sono state leggermente aumentate, proprio perché il numero degli esemplari hanno notato, insomma, i biologi, che c'è stato un aumento, questo a livello europeo. Mentre non dimentichiamo che in tempi passati, non tanto lontano, ma diciamo sino agli anni 50, forse anche un po' di più, anche qui venivano effettuate le matanze dei delfini, perché a memoria degli vecchi pescatori, perché io mi interessai al discorso tempo fa, vedendo alcune fotografie antiche, chiesi perché venivano fatte queste mattanze. Loro dicono che lo facevano per terra, per, come fanno in Giappone, per avere più, diciamo, più pesce a disposizione, perché comunque il delfino è che è protetto in Italia, anche in Europa, mangia dalle reti, quindi se sono in numero molto alto, crea diciamo, si mangia molto pesce, come abbiamo detto. Qui ultimamente, infatti, a livello italiano esistono anche delle leggi che tendono a rimborsare le attività di pesca per i danni causati proprio dai delfini, dai cormorani e tutto quanto. Ultimamente la sensibilizzazione è stata aumentata ancora di più per quanto riguarda sempre la pesca a strascico, se si va a vedere, con la creazione sia di aree di ripopolamento marino che vengono controllate, diciamo, dall'organo che si occupa di questo coso qui, del controllo, è oltretutto la pesca a strascico, oltre ad essere chiusa un mese all'anno, è stata chiusa, a seconda del tonnellaggio marittimo delle imbarcazioni, un altro mese in più. Stiamo parlando di giorni feriali, perché comunque di solito il peschereccio a strascico può pescare dal lunedì al venerdì, a meno che non c'è brutto tempo, e potrebbe recuperare il fine settimana. Però comunque diciamo che i mesi utili di fermo strascico sono passati da 1 a 2 mesi nell'anno. Questo indica sia una volontà da parte di europea e anche italiana di preservare il proprio habitat marino. E tanto è vero, queste cose belle che ho detto, però dalle altre parti del mondo, vedi negli altri paesi che si affacciano nel Mediterraneo, che non fanno parte dell'Europa, fanno un po' come gli pare. E qui servirebbe invece una politica diversa a livello globale. Guardando il filmato, sì, è molto impattante, e comunque, come avete detto, bisogna sempre tener conto che gli animali hanno anche loro una coscienza, e questo ci fa capire che noi non siamo i proprietari della terra, ma facciamo parte invece di un sistema. Purtroppo l'essere umano è proprio fuori da questi schemi, per altri motivi che non sto qui a spiegare, e quindi tende a distruggere in pratica, quando invece dovrebbe collaborare con l'intero sistema neurale
universale per il giusto equilibrio, il che non significa non poter diciamo cacciare o pescare, ma avere uno stato di giusto equilibrio anche per noi pescatori nel nostro piccolo, perché comunque non è che la pesca dilettantistica, quindi sportiva, crei un grosso impatto, però è anche vero che se uno pesca il tanto per se stesso riesce a portarsi a casa con un po' di pezzi, una o anche due cene, con i limiti consentiti dalla legge. Quindi molte volte invece questo noi lo dimentichiamo solo per il gusto di sentirci dire bravo. E questa è una cosa importante da tenere sempre in mente. E niente, mi sembra di aver detto anche tutto. Una precisazione voglio fare. Il Mediterraneo, tutto sommato, è tutelato per un sito, per il mare chiuso. Se nel Mediterraneo entrassero due o tre di queste fattorie, perché non sono, sono navi, parliamoci chiaro, sono navi che stanno in mare 6 mesi l'anno, fissi, a pescare, preparare, congelare, cioè non sono navi che entrano e escono dal porto, sono navi di una potenza straordinaria. Se nel Mediterraneo entrassero due o tre di queste navi, tempo 6 mesi, farebbero la festa al Mediterraneo. 150 anni per cambiare le acque ci vogliono, quindi nel Mediterraneo un po' si è costretti. Poi non è tanto il problema delle piccola pesca o piccoli pescherecci, il problema sono proprio queste industrie. E il problema non è neanche quello che fa il classico pescatore che va a prendere i pesci per mangiarseli. Io ho una cosa che ho sempre avuto, io ho sempre ammazzato i pesci, io non li ho mai messi per esempio nel secchio, ma anche il semplice grongo, che è il più facile da ammazzare tra l'altro, io li ho sempre ammazzati, non li ho mai lasciati nel secchio. È una cosa che a me dà fastidio, non vedrai mai un pesce mio dentro il secchio, io non ce l'ho, proprio non lo uso. Io pesco, gli faccio due foto e lo ammazzo se lo devo tenere, altrimenti lo rilascio. L'Europa, ti ricordo che la pesca al largo della Francia, che è Europa, in Atlantico, fa 10.000 delfini ammazzati al giorno da 30 anni a questa parte, che però il governo francese nasconde. Ci sono interessi che vanno, ci sono interessi economici attorno all'industria della pesca, non a quello che vediamo noi nel Mediterraneo, che vanno al di là di ogni nostra immaginazione. 4.600.000 pescherecci commerciali di questa stazza parlo, Quindi il Mediterraneo è ancora una zona fortunata, insomma, sotto quell'aspetto, perché si è anche costretti a tutelarlo, perché altrimenti sarebbe già stato un deserto il Mediterraneo. Se non avessero messo le zone marine, se non avessero legiferato e avessero lasciato alla discrezione dei pescherecci, il Mediterraneo sarebbe già morto, secondo me. Per fortuna si è costretti a limitare un pochino il danno, facessero tutti come si fa in Mediterraneo, il problema secondo me non esisterebbe. In oceano è molto diverso, purtroppo. Cicillo. Storia molto complessa. Mi chiedo, si sa da anni che lo strascico procura dei danni terrificanti al mare, ma c'è qualche nazione che lo ha proibito in toto. Ma non è che giochiamo con i rimborsi? Tu fai il pescatore a strascico, ti fai la barchetta, non ti faccio pescare 2, 3, 4 mesi all'anno e ti devo dare i rimborsi e robe varie. È una cosa un po' oscura questa storia qua. Siccome non ti permetto di pescare e ti do il rimborso. Ma se tu sei distrugge, ma se uno va in un campo di grano e piglia e rompe tutto il grano, cosa fa? Gli danno il rimborso perché ha distrutto il grano.
Gli danno il rimborso per quello, mette il grano, lo distrugge e poi gli danno anche il rimborso, lo raccoglie, fa quello che vuole. Cioè non c'è la volontà, non c'è la volontà. Ogni paese fa quello che vuole per i suoi comodi, ogni nazione. Io mi sa che in Corsica, in una zona, non mi ricordo in che posto, non si possa neanche ancorare con le barche da diporto, perché l'ancoraggio selvaggio in certe baie ha sradicato completamente la posidonia. Quindi se vuoi andare in quella baia non ti ancori, devi mettere l'ancora galleggiante o ti arrangi con i mezzi di bordo. Ok? Quindi mi pare che sia in Corsica che succede una storia del genere. Non vorrei dire una grande stupidaggine. In tutta la Francia. In tutta la Francia? Ecco, i francesi però, siccome sono furbi, sono di quelli che tirano il sasso e tolgono la mano. Intanto ci hanno scippato le coste della Toscana, che qualche italiano gli ha venduto gratis. Il mare della Toscana è stato svenduto alla Francia poco, 2 anni fa. Molto del mare dei pescatori della Toscana se ne sono molto lamentati, ok? Quindi la Francia si fa i cavolacci suoi. Anche in Sardegna, stesso, anche in Sardegna, nella zona di Stintino, Asinara. Ok. Hanno allargato i confini. Adesso Luca sarà un esperto di cose burocratiche, perché, allora, se lo strascico, mi voglio soffermare solo su questo, lo strascico ha distrutto tutto, ce ne siamo accorti, intimamente già da tantissimi anni, personalmente tutti hanno potuto valutare questa situazione senza bisogno che ci siano stati dei tecnici o degli studiosi a dire questa cosa qua, eppure non si fa niente. Nel Golfo di Cagliari, da quando ero piccolino io che abitavo a Sant'Elia, abitavo a 100 metri dalla banchina di Sant'Elia, i pescherecci strascicavano dalla mattina alla sera e in continuazione hanno disintegrato l'ambiente, voglio dire. Quindi non c'è una volontà dei governi a fare questa roba qua, perché poi i governi sono foraggiati dalle grandi industrie, dai grandi proprietari. Ok, fra un pochettino non usciremo più neanche da casa, perché la gente ormai dice: non vado più neanche al supermarket, me lo faccio portare a casa la spesa. Quindi i pesci ti arriveranno a casa già belli impacchettati. Ok? Tramite grandi distributori, e la gente zitta e muta in casa senza fare niente. Quindi la domanda me la rifaccio di nuovo: cosa posso fare io? Non comprare il pesce sarà sufficiente? Forse no, vediamo se si può fare qualche cosa di più. Passo. Brando e poi Luca, ci rimetti. No, Luca e poi io. Ok. Vai Luca. Ah, guarda, io Cicillo, sono con me, si aprendo una porta aperta, perché comunque secondo la mia opinione, quindi la lascio come mia opinione, che è importante, che cioè è vero che i soldi si può l'interesse non è manco dei politici, l'interesse è di chi gestisce i soldi. E qui sto aprendo non una strada, ma un portone. Chi gestisce i soldi dovrebbe un attimino pensare, non meno essere, cioè dovrebbe un attimino farsi un esame di coscienza e a pensare di essere meno il proprietario del mondo. E quindi lì potresti aprire tutte le strade che vuoi. All'agricoltore che ha avuto dei danni a livelli economici, perché stiamo parlando di economie un po' particolari, gli danno dei rimborsi, però parliamoci chiaramente, la pesca, a mio avviso, si può fare tutto, basta che chi gestisce questi soldi si metta un attimino le mani, cioè la mano sul petto, e cominci a ragionare di come funziona veramente il mondo. Allora sviluppi altre economie, anche l'agricoltura stessa. Non ho detto che per forza devi mangiare pesce tutti i giorni, puoi che tenere in piedi anche piccole cose per determinate specie ittiche, come i gamberi, come gli scampi, non aperta tutto l'anno, però dando la possibilità alle famiglie che vivono di quei mestieri di fare una vita decente.
di sviluppare nella mentalità degli uomini, che non tutti possiamo essere avvocati, ingegneri, ma si può vivere anche di una sana agricoltura, si può vivere bene facendo determinate cose, ma non c'è la volontà, non tanto neanche dei governi, proprio di chi immette il denaro, perché ricordiamoci che il denaro, purtroppo, non è neanche più del, non è più del popolo, è di poche in mano a poche persone, e quindi il tutto non gira in testa ai popoli che vorrebbero, gira intorno a queste persone. Forse i popoli dovrebbero entrare un attimino nella mentalità che non è il denaro che fa girare il mondo, perché comunque non è che se io metto 100 lire sottoterra mi nascono i fichi, mi nasce un cazzo, scusate il termine, ma questo dovrebbe essere una presa di coscienza di tutti, e lì il nesso è una presa di coscienza di tutti. Invece scusate, un po' tutti ci piace essere un po' predominanti sugli altri, e quindi un po' diamo adito che questo avvenga. Io sono un po' di questa mentalità. Io penso che se la gente cominciasse a togliere potere a livello proprio consapevole a questo modo di essere, tutto andrebbe molto velocemente. Purtroppo chi gestisce il tutto fa tanto pur di rimanere lì, di tenersi la loro poltrona, che purtroppo non sono neanche i governanti, perché i governanti alla fine sono dei personaggi che vanno là e facilmente corrompibili. Però questo è un mio pensiero che può essere condiviso e può anche essere non condiviso, quindi non è che è solo un pensiero, forse io c'ho un pensiero un po' diverso, però la vedo così. Il pensiero è corretto. Esiste un problema, che l'industria ittica, che è quella che poi fa i danni a livello oceanico, Mitsubishi, non esiste un proprietario. Esiste un consiglio d'amministrazione, poi esistono i vari manager. I vari manager, se vogliono stare lì, purtroppo devono aumentare i profitti anno dopo anno, a costo di stoccare nelle celle frigo tonni che sarebbero sufficienti a coprire il mercato per 15 anni. Lì non esiste più la consapevolezza, lì esiste solo il profitto. Sono macchine per fare soldi. Questa è la realtà. Mitsubishi è Mitsubishi, una multinazionale che ha mani in pasta dappertutto, e purtroppo lì esistono i manager che devono produrre utili, se no il giorno dopo sono fuori dai coglioni. Non esiste più la consapevolezza lì. L'unico modo per combatterli sarebbe quello effettivamente di non acquistare più il pesce. Quello è l'unico modo per combatterli. Non c'è più mercato, e qui tonni che hanno nelle celle frigo se li mangiano a cena loro. Il problema è che purtroppo non è così, non si riesce i governi hanno la loro responsabilità nel momento in cui non creano le aree di tutela. Se il 30% degli oceani fosse tutelato, questo problema sarebbe, non dico risolto, ma sarebbe quantomeno attutito in modo importante. Però anche i governi, frutto della corruzione, se ne fregano altamente le balle, e quindi lasciano liberi questi signori di agire indisturbati. Cicillo. Microfono. C'è Pietro prima e Brando. No, prego, vai pure. Andiamo a ruota, dai, prima tu, poi Pietro, poi Brando, così come... Brando mi sembra che è andato a dormire, no? No. Scusami, ho letto male qui nei messaggi. E allora c'è Brando prima, vado io? Vai. Soltanto una cosa, se continua di questo passo, la Mitsubishi venderà il suo pesce a peso d'oro a chi se lo potrà comprare. È come la storia che si stanno comprando tutti i campi dell'Africa, di tutti i paesi del terzo mondo, i grandi gruppi
internazionali, non faccio i nomi, quelli che portano la roba a casa, eccetera, eccetera, e stanno comprando l'Africa a prezzi da fame e si stanno acquisendo tutti i campi, le miniere, tutte le cose, le primarie che serviranno nel mondo. E a quel punto cosa succederà? Che si potrà permettere da mangiare solo l'extra ricco, il più ricco e tutto il popolo alla fame? La finiamo nuovamente come la rivolta del pane a Parigi nel XVI secolo con Luigi V che diceva dategli le pagnotelle e dategli i dolci. Cioè siamo indirizzati a un sistema che in cui mangerà e soltanto chi ha le possibilità economiche, tutti gli altri moriremo di fame? E questo è il futuro che ci porteremo avanti, che si sta programmando? Si può risolvere. Il filmato mi ha scioccato perché non pensavo che fossimo in una situazione del genere. È un filmato denuncia, ovvio, senza un contraddittorio formale perché quelli non rispondevano, però è terrificante, è terribile. È terribile. Io dico, ci sono quanti stati nel mondo? Centinaia e centinaia, 50 in Africa, in America, ci saranno 400-500 stati nel mondo, 600, non lo so. Nessuno dice niente e va bene a tutti? Va bene a tutti? Tutti gli stati vendono le licenze di pesca, caro amico. Avanti. Dietro. Volevi andare te, Brando, vai pure. No, vai Pietro, piani. Allora, io chiaramente mi inserisco nel contesto tutto quello che avete detto, che diciamo appunto questo documentario è veramente agghiacciante. Non avevo mai pensato che i numeri fossero quelli descritti nel documentario. Mi è rimasto impresso 50 milioni di squali uccisi ogni anno, se ho capito bene, che è un numero esorbitante. Cioè, neanche faccio fatica persino a farmene una rappresentazione nella mia testa. È giusto purtroppo quello che dici tu sul discorso della Mitsubishi, da quello che emerge nel filmato, da quello che hai detto tu. Quindi chiaramente è una cosa che fa molto riflettere. E a me, francamente, dal filmato, da quello che avete detto, una delle cose che veramente mi fa molto arrabbiare è sul discorso delle certificazioni sia per la pesca sostenibile sia per il discorso che della salvaguardia dei delfini. Perché tutte le associazioni, gli enti che fanno qualcosa di umanitario, di altruistico, quando hanno queste ricadute, diciamo, è veramente una cosa che mi fa molto arrabbiare. E chiaramente purtroppo ce ne sono molte, bisogna stare attenti perché ce n'è qualcuna chiaramente. Ma questo è un ampio raggio, non riguarda solo il discorso della pesca, purtroppo. Da fare molta attenzione, quindi... Però è una cosa che veramente mi fa molto arrabbiare, perché enti che dovrebbero essere quantomeno un baluardo, un punto di riferimento, poi scava, come ha fatto questo documentario, sono in prima. Anche quando viene intervistata, se ricordo bene, una delle associazioni che si occupa della plastica, spero di ricordare bene, che l'intervistatore fa: ma tu lo sai che la maggior parte proviene dalle reti da pesca? Questa sembra quasi colta, come dire, che caschi dalle nuvole, no? Cioè, non... Questa gli ha detto proprio: non è un problema mio, io non ho un'opinione in merito, spegni la telecamera. Sì, questo, ma quella prima, che lui, quella con i riccioli,
se ricordo bene, che lei proprio casca le nuvole, dice, ma non sapevo, allora sì, forse è la maggior parte, lei dice, sono le microplastiche. Quella era la sottoposta di quella che gli ha detto di spegnere la telecamera. Sì, sì, sì. Queste sono cose che mi fanno veramente arrabbiare, perché, ripeto, questo è un business nel business, e questi tipi di enti, di associazioni dovrebbero essere veramente integerime in questa cosa, e purtroppo non... No, sono complici. Sì, sì, no, ma quello che emerge nel filmato... Alimentano il mercato con quel cazzo di marchietto. Sì, sì. Loro alimentano il mercato facendo finta che si parli di pesca etica con quel cazzo di marchietto, e si fanno pagare, perché quel marchietto viene pagato. Quindi se ne guardano bene dall'inimicarsi l'industria della pesca, perché loro dall'industria della pesca prendono bei soldi grazie al posizionamento di questo è il problema reale, capito? Che sono tutte queste associazioni, le più grosse al mondo, sono complici dell'industria della pesca. Il problema reale è quello. Sì, sì, no, ma sicuramente. Cioè, io c'ero andato un po' più soft. C'è poco da arrabbiarsi. È il loro business. Sì, sì, certamente. Ma come purtroppo oggi molte... chiaramente non faccio nome, non dico niente, però molte associazioni che si occupano di intenti altruistici purtroppo poi hanno delle ricadute. Non... Vedi il cognato di Renzi, uno a caso. Vabbè, io non mi riferivo, più a altre cose. Io ho letto di recente un libro che è L'industria della carità, dove ci sono veramente delle, appunto, testimonianze incredibili, cioè di tutto quello che è un'industria creata per, appunto, l'altruismo, la carità, e quindi poi in questo caso in modo similare per le certificazioni, per garantire una bontà di un procedimento. Quindi è sconvolgente. Purtroppo viviamo in un mondo dove comandano i soldi. Questa è la realtà brutta, nuda e cruda. Ed è la rovina questa, eh? Brando. Allora, voglio lanciare una, diciamo, una specie di ancora di salvezza dopo tutto questo sconforto che ci è preso, insomma, a chi ha visto il film. Oltre alle prese di posizione che abbiamo già elencato, come limitare l'acquisto del pesce o quantomeno prendere pesce che viene dai piccoli pescatori locali, danni sinceramente rispetto a queste barche non ne fanno, ne fanno molti meno. Ci sono delle aziende, e l'Italia anche in questo settore qui è il numero uno nel mondo, che hanno messo a punto dei sistemi per il ripopolamento ittico. Io ne cito una per dovere di cronaca, che ho avuto la fortuna di collaborare con loro su un progetto che doveva essere fatto a Viareggio, che poi dopo non hanno fatto per la questione del dissesto finanziario del comune. E l'azienda si chiama Tecnorif e ha messo a punto un sistema modulare di sono strutture fatte in cemento armato e acciaio. Considerate che è un cemento armato ad altissima qualità, il costo è veramente veramente alto rispetto a un cemento da cantiere normale, che fa tutta una serie di cose in base a come viene sistemata rispetto alla costa. Fa dalla protezione dello strascico, fa antinquinamento, perché questo materiale qui
all'interno dei principi attivi che fanno antinquinamento, fa antierosione e possono essere delle vere e proprie allevamenti, tra virgolette, estensivi, nel vero senso della parola. Quindi se chi ci governa avesse un pochino più di lungimiranza con la messa in opera di queste strutture qua, avrebbe risolto realmente il ripopolamento delle fasce costiere. Considerate che queste strutture qua, su dati scientifici, parlo di studi fatti dall'Università di Pisa, dal professor Berni, in 3 anni dalla messa in opera sono già a regime, il che significa che sono già attaccate da tutte le forme minime e più basse della catena alimentare, fino a diventare nursery vere e proprie per le specie ittiche presenti. È stato fatto uno di questi interventi nella zona del Monte Conero che praticamente hanno visto che ha favorito la presenza in quella zona A di una migrazione fortissima di ricciole che si stava allontanando da quelle zone lì, e grazie alla messa in opera di queste strutture qua hanno visto che il tempo di sosta di questi branchi di riccioli è aumentato di più di un mese. E non solo, ma anche la rotta si è avvicinata sempre di più a queste strutture, perché chiaramente sono piene di pesce. Quindi queste zone qua, oltre a fare un effetto margine, come fanno anche le zone di aree tutela della marina, di fatto sono zone che, oltre a ripopolare, appunto proteggono dalle incursioni dei pescatori a strascico che operano in maniera legale, e questo è a tutto a vantaggio di tutta la filiera. Pensate cosa vorrebbe dire per la pesca sportiva, sarebbe una cosa eccezionale, ma non solo per la pesca sportiva. Pensiamo anche all'approvvigionamento del pesce e del pescato locale. Cioè in questa maniera qui si crea un sistema virtuoso che potrebbe veramente risollevare l'economia anche di chi fa la piccola pesca costiera, che è costretto oggi spesso ad andare fuori a scambiare con i pescherecci e portare a casa pescato che non è loro. Quindi cioè, una speranza c'è, oltre a quella un po' meno probabile di riuscire a fermare l'industria della pesca. E questo fa pensare molto. Io da una parte ci spero, ho visto che stanno continuando, sia questa azienda che altre aziende italiane stanno mettendo in mare queste strutture piano piano, o dove l'hanno messe i risultati sono tangibili. Marco, sei senza microfono. Il problema è circoscritto, purtroppo. Il Mediterraneo è una piccolissima, è uno sputo rispetto agli oceani, purtroppo. E sugli oceani non puoi fare questo ragionamento, perché tutte questa grande industria fa leva sui pelagici, quindi sui grandi predatori, insomma, al 90%. Per cui immaginate solo che uno strascico oceanico dentro una rete contiene 9 jumbo jet, 9 ai 747, per capire di che cosa stiamo parlando, no? Una rete da strascico oceanica contiene 9 jumbo all'interno, tranquillamente. Quindi si parla di ben altre attrezzature.
L'unico sistema, noi possiamo adottare un sistema del Mediterraneo, facile facile, che è quello di evitare l'acquisto del pesce al market, ma o lo acquisti attraverso i pescatori locali nei mercati, come c'è dappertutto il mercato ittico, ma dai pescatori locali nella piccola pesca, e limitare gli acquisti delle grandi distribuzioni, perché questo pesce poi viene distribuito in grande distribuzione. Questo possiamo fare, ma se lo facessero in tutto il mondo l'industria crollerebbe, e allora i costi per mantenere queste barche sono talmente elevate che se crolla il mercato queste barche stanno ferme. Una Mitsubishi non le manda sicuramente in giro così per sport, se non c'è profitto le ferma. Bisogna ridurre il consumo del pesce. Adesso Luca Tozzi. Volevo fare una domanda velocissima a Brando. Da quant'è che hanno messo queste cose nel Conero, queste strutture? Aspetta un attimo che guardo sul loro sito, te lo dico subito. Allora, Monte Conero... No, la data non c'è, ma sono già diversi anni. Vabbè, io non dicevo, diciamo, la data, però magari qualche anno. Vedo una decina d'anni. Mi domandavo se, siccome negli ultimi anni al Conero stanno avvistando sempre squali bianchi, no? Allora mi domandavo se non fosse per il fatto che avviene la migrazione delle ricciole e quindi si è innestato, diciamo, tutto questo meccanismo. Può darsi che sia provocata anche da quello, nel senso che comunque questi interventi qua attirano tantissimo pesce, ma tantissimo veramente. In America lo fa da un sacco di anni. In America fanno la bonifica, hanno fatto la bonifica dei relitti, delle navi, dei pescherecci, delle barche, bonificano tutto e affondano. Però c'è un però, è un problema che mi spiegò benissimo il proprietario della Tecnoreef. Le strutture comunque tutto sommato limitata, perché comunque tendono a crollare legate all'ossidazione del metallo, mentre le strutture fatte da loro con la forma che hanno, tra l'altro sfruttano moti convettivi dell'acqua, che sono a forma di piramide. Che succede? Che i pesci che stanno dentro chiaramente defecano, perché cioè pesci come nelle gabbie, però con questi moti convettivi viene sparso in tutte le aree di contorno e quindi vanno a fertilizzare tutto l'ambiente attorno. Poi, non essendo buie, perché questi pannelli, queste piastre di calcestruzzo sono forate, permettono alla luce di entrare dentro. E quindi stanno i pesci. Mentre se guardi in un relitto, all'interno ci sono solo specie bentoniche. Ci puoi trovare le cernie, murene. E basta, qualche astice, qualche aragosta. Il pesce sta tutto attorno. Invece queste strutture qua ospitano il pesce anche all'interno, proprio perché filtra la luce, va all'interno, i pannelli forati tra l'altro favoriscono la pulizia e la dispersione comunque di questi elementi nell'ambiente circostante, e quindi da questo punto di vista hanno una marcia in più, perché obiettivamente fanno un lavoro eccelso veramente. Grazie della Cicillo. Brando, sarei curioso di vedere queste strutture. Hai qualche materiale da mandarci sul tipo? Sì, guarda, basta che tu vada nel sito www.tecnoreef. Non ho sentito niente di quello che hai detto. Vai sul loro sito,
Metti il link. Sì, vi metto il link. Aspetta. Sarebbe curioso anche da far vedere nella puntata. Sì, sì. Vai. Ok. È estremamente interessante perché, ripeto, sono interventi molto ben fatti, molto ben progettati. Tra l'altro hanno brevettato una serie di per evitare lo strascico, ma fatti con l'acciaio armonico. Hanno dei bracci che intercettano le reti, ma non sono pericolosi. Barche stesse. Togli il video, Brandon, ti toglie l'audio. Hanno brevettato dei plinti con dei bracci in acciaio armonico che servono come dissuasore per la pesca a strascico, ma non fanno i danni di altre strutture che sono state messe un po' in Italia. Considerate che una barca a strascico, se becca una di questi di plinti, diciamo vecchia maniera, tra virgolette, rischia di affondare, perché se in velocità li si può addirittura strappare la poppa, mentre con queste barre qua praticamente li strappa le reti e le quindi fa dei danni alle reti che sono pazzeschi, però non, diciamo, non mette in pericolo la vita delle persone che sono a bordo. Ma soprattutto l'importante è che non li porti via la rete, perché altrimenti rimane in mare e punti a capo. Esatto, esatto, esatto. Quindi, niente, considerate che addirittura il proprietario di questa azienda, che è laureato in acquariologia, ha messo a punto tutta una serie di accessori, queste strutture che sono delle specie di cilindri che fanno da vera e propria narseri per il novellame. Cioè il novellame entra dentro, queste sono fatte con materiali particolari, e li fa da tana e quindi non permette ai predatori del novellame di andare a mangiarli. E niente, hanno visto appunto che funzionano queste cose qui, funzionano tantissimo. A vederli sono bruttissimi, ve lo dico, perché comunque sono strutture inquietanti, però immaginiamoci una zona molto grande con queste strutture qua, che benefici può portare. Anche nelle zone sottoposte a forte erosione marina, l'hanno messa in opera, in 6 mesi è ritornata alla spiaggia. 6 mesi, eh? 6 mesi. Certificate queste cose qua. Quindi in realtà la via per poter, diciamo, rimediare ai danni che ha fatto l'uomo c'è ed è percorribile. E Il problema è che sono cose circoscritte, insomma, purtroppo. Sì, sì, sì. Allora, il Mediterraneo, tutto sommato, si può salvaguardare abbastanza facilmente. Lì dipende solo dai governi, che cosa vogliono fare. Perché se il Mediterraneo è un mare piccolo, è già rispettato dai pescatori, perché i pescatori non esagerano più di tanto. Solo che se succede qualcosa a livello oceanico, il Mediterraneo è fottuto. Perché cosa fa? Un ricambio d'acqua da una palude al Mediterraneo. E ci ritroviamo comunque davanti ad una palude. Tu puoi mettere in atto tutto quello che vuoi, però alla fine se gli oceani ne risentono veramente in modo importante, il Mediterraneo di conseguenza. C'è poco da fare, non è un lago. Una cosa c'è da dire, e con questo, dopo, se non ci sono altre domande, chiudiamo la registrazione. Allora, le isole Faroe avete presente, no?
C'è un bellissimo pezzo dove si parla proprio di pesca sostenibile e questo ragazzo è andato a vedere, avete presente la mattanza delle balene che si fa all'isola Faroe? Le prendono per la coda con le funi, le portano sino a terra, le sgozzano, quindi le ammazzano subito. E ci sono delle foto che girano da sempre in rete o nei giornali dove il mare diventa rosso dal sangue delle balene, no? È un'immagine molto cruenta quella. Strano ma vero, si arriva alla conclusione che quello è uno dei pochi sistemi di pesca sostenibile. Perché al di là dell'immagine cruenta che dà questa pratica, loro prendono solo lo stretto necessario che serve per cibarsi. Che gli serve per l'industria che hanno alle isole Faroe, che essendo piccola è vero che è un'immagine che sembra uno sfacello infinito, però alla fine di tutta sta giostra è uno dei pochi sistemi veramente sostenibili di pesca, perché quello che prendono serve a loro e non prendono più di quello che gli serve. Questo è il significato di pesca sostenibile. Io vi invito, metteremo il link, chiunque non ha la possibilità di vederlo integrale, almeno il trailer, perché è comunque abbastanza chiaro, sia i danni che il messaggio che poi ne salta fuori. È un documentario di inchiesta veramente scioccante. Sicuramente non è tanto pubblicizzato perché non conviene. È come un altro documentario di inchiesta sempre che era quello relativo ai social, The Social Dilemma. Che effettivamente anche quello è un documentario di inchiesta molto importante che però non viene pubblicizzato, cioè chi gli capita se lo guarda. Io me lo sono guardato due volte anche quello, come mi sono guardato due volte questo. Sono dei dati impressionanti. Io ripeto, invitiamo tutti a guardarlo, perché è vero che non possiamo fare granché, però ognuno nel suo piccolo sicuramente può dare il suo contributo, insomma. E questa è la cosa importante, perché sicuramente non siamo in grado di fermare la Mitsubishi, per capirci. Però nel nostro piccolo una manina, sai, se tutti quanti facciamo qualcosa, probabilmente qualcosa può cambiare. Questo è l'aspetto importante. Da appassionati, da pescatori e soprattutto da persone civili che abitano un pianeta che hanno in prestito, perché noi siamo qui, abbiamo un pianeta in prestito che poi lasciamo in eredità ai nostri figli e ai nostri nipoti. Ed è su questo che bisogna ragionare. Ragazzi, grazie a tutti. Secondo me è stata una puntata stratosferica. Adesso chiudiamo la registrazione. E poi, se avete piacere, continuiamo noi. Ciao a tutti e grazie.